programma è offerto da Garden Orchidea, vasto assortimento di fiori, decorazione, addobbi, attrezzi e zoo garden. Vieni a scoprire il nostro fantastico villaggio di Natale ad Airuno. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Renzo Negri, concessionario Suzuki per Lecco e provincia, a Pescate in via Roma 28. LT Automazioni e Impianti, impianti elettrici, industriali e software PLC e PC, a Cisano Bergamasco. Riparazioni Corno, assistenza elettrodomestici a domicilio su Lecco e provincia. Autoscuola Sprint, patenti e rinnovi di tutte le categorie, corsi per l'uso di attrezzature da lavoro e agenzia pratiche auto a Valmadrera. Presenta Gol! Il Lecco è in vantaggio! Bentornati a tutti amici sportivi, visual ascoltatori di Lecco FM per una nuova puntata di Ilario Gol, il Lecco in diretta quest'oggi dallo studio. Oltre al sottoscritto Davide Tagliabue è tornato a trovarci il buon Lorenzo Cavaliere. Buongiorno. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Lorenzo, che torna a vedere il Lecco dopo, vabbè, insomma, qualcuno se lo ricorderà, possiamo dire vecchio volto di Lecco FM in qualche modo. Cosa ti aspetti Lorenzo oggi? Tre punti? Bah, speriamo di sì. Speriamo di sì, vediamo cosa il Lecco riuscirà a fare quest'oggi in un periodo che non è proprio facilissimo, perché ricordiamo che il Lecco va a giocare contro il Virtus Verona, terza squadra di Verona dopo l'Hellas e il Chievo, dopo la sconfitta contro la Pergolettese, la sconfitta con Renate, il pareggio contro il Mantova e questi tre risultati non proprio positivi che erano arrivati dopo la vittoria contro il Padova. Lecco che quindi ha avuto una settimana difficile ma che vorrebbe riscattarsi e prova a farlo con una formazione particolare, la daremo appena l'arbitro fischierà, l'arbitro che è Carione di Castellammare di Stabia fischierà il calcio d'inizio, ecco che l'arbitro mette mano al fischietto e quindi la partita può cominciare. Le formazioni, Lecco con il 3-4-3, Pisardo, Merli, Sala, Battistini e Ricci, Masini, Galli, Lora, Celiac a centrocampo, Iocolano, Ganze, Buso dal primo minuto in attacco. Il Virtus Verona che schiera il 4-3-1-2 con Giacomelli in porta, Mazzolo, Faedo, Pellaccani e Daffara in difesa, Cella, Lonardi e Metlica a centrocampo, un attacco con Danti alle spalle di Marchi e Pittarello che è già a quota 5 gol in stagione. L'allenatore è Luigi Fresco, è lo stesso allenatore dal 1982, pensate, ed è anche il presidente della squadra, un caso più unico che raro per il Virtus Verona, che è una formazione potremmo dire particolare. Passato un minuto di gioco, non è ancora successo nulla. Il Lecco quest'oggi è veramente chiamato alla vittoria dopo un periodo non proprio facilissimo, potremmo dire, per quanto riguarda le proprie prestazioni. Un gioco che è già spezzettato perché c'è a terra un calciatore del Virtus Verona e vedremo allo stadio Rigamonti Ceppi con un cambio dell'ora, infatti è 17:30, sì. Quest'oggi è già buio, le ultime partite io ricordavo ci sono già i fari accesi, è tutto un po' più scuro oggi e il Lecco sta disputando il match con la prima maglia di casa blu celeste con questa sfumatura blu dal torso in avanti, calzettoni e calzoncini blu scuro, mentre il Virtus Verona è maglia totalmente bianca con dettagli blu scuro. E il Virtus Verona adesso sbaglia proprio un appoggio in difesa, quindi Lecco recupera con Iocolano che però sbaglia anche lui, quindi potrebbe esserci la ripartenza della squadra veneta che prova a farci male arrivando dalla fascia di sinistra. Bravo a contenere Celiac, la imbucata avversaria, e quindi la Virtus Verona, ho detto il Virtus Verona un paio di volte, mi perdonerete, la Virtus Verona deve ricominciare da zero e quindi ancora un possesso palla che viene portato avanti da Pellaccani.
prova a metterla in mezzo, deviazione della difesa, dopo ci prova da fuori Capitan Domenico Danti, che però la sbatte sul fondo con Marco Pissardo, che potrà andare a rimettere la sfera dal fondo del campo per cercare di cominciare un'azione potenzialmente offensiva. Sono passati 3 minuti da questo inizio di gara e non ci sono ancora state emozioni. Lorenzo, tu abiti molto vicino allo stadio, sì, ogni tanto abito. Senti sì, esultare insomma. Tanto, diciamo che anche se non riesco a guardare la partita capisco quando segna l'Ecco, perché sento il boato. Ecco, sì, Rigamonti Ceppi è sempre abbastanza caldo e questa ne è la riprova, potremmo dire. Di conseguenza anche quest'anno i tifosi sono arrivati sono tornati di fatto, bravo, allo stadio dopo un'assenza forzata e si stanno facendo sentire. Io proverei a chiamare dallo stadio per un piccolissimo, vediamo se ci risponde, il nostro inviato speciale come settimana scorsa dallo stadio Rigamonti Ceppi, c'è il buon Pippo Bressanelli che ogni tanto ci darà qualche aggiornamento in tempo reale sulla partita. Pippo! Ciao Davide! Eccoci! Tutto bene? Allora, al quarto minuto va tutto bene, l'Ecco sta facendo la partita, anche se è presto da dire perché sono solo 4 minuti, schierata in campo molto bene da mister Zironelli, e niente, le prospettive sono buone e anche fa ben sperare, anche perché la Virtus arriva da 2 vittorie consecutive, noi invece al contrario, da 2 risultati negativi, oggi dobbiamo assolutamente riscattare con una vittoria e dar morale alla classifica, morale ai tifosi, morale alla società. Bene, grazie, ci sentiamo dopo quando vuoi. Ciao. Lo chiameremo magari dopo un gol, Pippo, perché è allo stadio anche per noi, così potremmo dire, a guardarsi la partita dal vivo. Lui giustamente ha detto, l'Ecco che arriva da 2 risultati non proprio positivi, ma che quest'oggi deve riscattarsi. Lorenzo, si è visto però ben poco in questi primi 5 minuti, che pensi della partita? Un po' soporifera. Sì, diciamo che ora come ora è abbastanza equilibrata. Sì, le squadre si stanno ancora studiando, potremmo dire. La Virtus Verona sembra aver sbagliato un paio di appoggi in difesa, anche in questo caso a centrocampo perdono il pallone, il Lecco dovrebbe approfittarne di più e in questo caso non è ancora riuscito a trovare un inserimento vincente. Ci sono altre partite che si stanno disputando in Serie C nel nostro girone, girone A, oltre alle partite che sono terminate perché giocate all'inizio del primo pomeriggio. Provercelli Piacenza 1-3, Suttiro Juventus 2-0, Triestina Feralpi Salò 1-1, questi i risultati finali. Si stanno disputando Fiorenzuola Mantova, Gian Erminio Pro Patria, Padova Albino Leffe, Renate Legnago Salus, Regno Prosesto, tutte sullo 0-0. L'unico risultato che si è sbloccato è Trento Pergolettese 0-1 per la Pergo, che è la squadra contro cui abbiamo vinto settimana scorsa di fatto e che quindi è già passata in vantaggio anche quest'oggi su un campo difficile come quello di Trento. Di conseguenza andiamo ad aggiornare anche il nostro tabellone per ricordare in tempo reale i risultati. 6 minuti di gioco sono passati allo stadio Rigamonti Ceppi e si è visto veramente poco in questo inizio di partita, con la Virtus che adesso timidamente prova a portare avanti il pallone con un calcio da fermo a seguito di un fallo. L'Ecco un po' chiuso in questo inizio di partita, che è chiamato a condurre il filo del gioco perché i nostri avversari sembrano un po' timidi. Ecco la Virtus che prova a battere in area di rigore, però l'Ecco riesce a recuperare, potrebbe riversarsi in attacco con un'azione offensiva che ancora non riesce a maturare, quindi si va sulla fascia destra. Masini prova ad alzare un pallone a campanile, ma la difesa avversaria riesce a recuperare, quindi ancora Virtus che va sulla sinistra con Pellacani, torna indietro però ancora in difesa. Lonardi prova a cercare un compagno della linea difensiva che si fa vedere, è ancora una volta Pellacani che poi prova a metterla per Mazzolo, ancora Pellacani torna in mezzo, non riesce a trovare molti varchi per fortuna nostra la Virtus Verona. Adesso Pellacani prova a mettere un filtrante per Pittarello, ma la difesa dell'Ecco è brava a liberare il pallone in fallo laterale, quindi andrà a Mazzolo
battere il la rimessa da, con le mani, però c'è un bravissimo Masini che riesce a recuperare il pallone, prova una sortita offensiva, cerca Simone Andrea Ganz ma non riesce a trovarlo, il pallone torna dal portiere Alessandro Giacomel, portiere della Virtus classe 1998, e ancora Virtus, quindi ancora in difesa con Cella, ancora Giacomel, da lui un appoggio non proprio comodissimo del portiere a un compagno della linea difensiva. L'Eco però non ne approfitta e quindi la sfera finisce ancora in rimessa laterale. Qui si sta sbagliando tantissimo, sì. Dovremmo approfittarne perché... intanto è passato in vantaggio anche la Pro Patria. Anche la Pro Patria, quindi risultato importante. Gian Erminio 0, Pro Patria 1 e anche il Padova. Padova 1, Albino Leffe 0, quindi si sbloccano già i primi risultati, giustamente, e vi aggiorneremo anche su questi, oltre che sulla classifica in tempo reale. Intanto l'Eco prova a farsi vedere in attacco, fuori gioco, fischiato da Carrione, e quindi nulla da fare. Qua sembra di vedere Szczęsny e Chiellini in difesa per la Virtus, no, lo dico perché Lorenzo è juventino e ieri sera non è stata proprio una grande prestazione con la Juve che ha perso 2-1 contro il Verona, tra l'altro. Contro l'Hellas. Esatto, l'Hellas. Possiamo dire al momento la prima squadra di Verona dopo la retrocessione del Chievo. E quindi Verona che ha vinto 2-1 contro la Juventus. Speriamo che la Virtus non faccia risultato quest'oggi in casa del Rigamonti Ceppi, ma deve essere l'Eco bravo a non concedere nulla. Quindi ci proviamo adesso con Masini. La cede a Galli, che ritorna dal primo minuto. Una delle sorprese di giornata, prova il tiro da lontano, viene deviato dalla difesa e quindi si ricomincia da capo. Un giro palla che non sta regalando molto né all'Ecco né alla Virtus. 10 minuti, possiamo dire, totalmente vuoti. Equilibrati, molto vuoti equilibrati. Di emozioni, però prova ad accendere la partita adesso Iocolano, che prova ad andarsene sulla fascia sinistra. Iocolano punta l'uomo, prova ad entrare in area, mette il destro, palla messa fuori, allontanata dalla difesa della Virtus, e poi fallo dell'Ecco su Danti, anzi perdonatemi, su Pittarello, che rimane a terra. Ecco Filippo Pittarello, come dicevamo, classe 96, la quota 5 gol, è un po' l'uomo da tenere d'occhio lì davanti, si è fatto male e si tocca la schiena. Entra lo staff medico, ha preso un duro colpo Pittarello. Pare che abbia preso una ginocchiata sulla, sì, sulla schiena. Sulla, come si può dire, sulla zona lombare. Sulla zona lombare, bravissimo. E di conseguenza non ha fatto male, arrivano col ghiaccio freddo i sanitari della Virtus. Speriamo nulla di grave per l'attaccante numero 11, schierato quest'oggi da Luigi Fresco, titolare, per far male alla nostra difesa. Chiaramente speriamo che non segni, ma speriamo che non debba lasciare il campo per l'infortunio, ovviamente. Gioco ancora fermo con Lunardi che tiene il pallone in mano, con Giacomel che si avvicina a Cella per dare indicazioni difensive, anche Faedo a colloquio col proprio portiere. 12 minuti di gioco, Pittarello esce dal campo ma potrebbe rientrare appena l'arbitro darà l'ok. Possiamo ancora, dobbiamo aspettare una partita veramente un po' soporifera, Lorenzo, davvero sì. non è successo nulla, non mi pare, come dire, una grande match quest'oggi a Rigamonti Ceppi, almeno per chi è allo stadio. Vediamo i tifosi dell'Eco molto presenti soprattutto in curva. Sta l'Eco accendere la partita e sfruttare quegli errori che abbiamo visto prima, sì, no? Perché stanno sbagliando parecchio in fase di impostazione, diciamo. Sì, esatto, tra il portiere e i difensori mi sembra che concedano veramente tanto. L'Eco dovrebbe affrontare con maggior foga magari la fase di pressing. Enrici prova ad alzare il tono della partita, ci pensa Lora che cede a Galli, si va sulla destra con Masini, il cross dalla destra però deviato da un difensore avversario, la palla finisce in calcio d'angolo e quindi primo corner della partita, finalmente uno squillo per il Lecco che è riuscita a conquistarsi questo corner.
al minuto numero 13, quasi al quarto d'ora. Direi che è la prima occasione, diciamo, del match. Ed è rientrato solo adesso Pittarello. Rientra Pittarello, di conseguenza nulla di, come dire, grave per lui. Minuto 13, corner dell'Eco, palla messa in mezzo, si alza, poi ci arriva Giacomel in presa, molto tranquillo il portiere della Virtus su questo pallone che purtroppo non finisce sulla testa di un nostro attaccante, né di Ganza né di degli altri che stavano per arrivare. Quest'oggi, lo ricordiamo, un attacco composto da Iocolano, Ganz e Buso dal primo minuto. È una sorpresa sicuramente Buso. Il Lecco oggi fa anche un po' la quota degli infortuni. Però attenzione, perché c'è un'azione per Buso, proprio lui che poteva fare veramente di più, lanciato da Iocolano. Questa è una bella azione. A tu per tu col portiere, pallone un po' in diagonale, era proprio dentro all'area di rigore, vicino però al limite sinistro, e il portiere Giacomella gli ha chiuso lo specchio, ma non è riuscito a trovare quella cattiveria che sarebbe servita per trovare il gol Nicolò Buso, e di conseguenza il pallone si è stampato sul piede del portiere. Qua poteva anche segnare Buso, eh? Sì. Anche perché il pallone era magari destinato a una conclusione più fortunata, dato che era stato dato veramente bene dal compagno, mi pare Iocolano. Sì, diciamo che era la classica azione da scavetto, poi. Esatto, non ci ha tentato Buso. Ha provato un piattone, sì, angolato anche abbastanza, ma il portiere ci è arrivato col piedone. Mm-hmm. Sarebbe bello rivederlo per giudicare meglio magari la posizione e tutta l'azione, diciamo, più in generale. Ma attenzione alla Virtus Verona, che prova con Marchi a bussare alle porte della nostra area di rigore. Pallone che termina in rimessa, sì, okay. Solo rimessa con le mani addirittura, ma il ritmo è talmente lento che bisogna aspettare per battere la rimessa. Veramente una partita molto ferma, possiamo dire, in questo momento. Adesso la Virtus prova un filtrante. Peccato per l'azione di Buso, direi, però l'unico vero squillo della partita. Sì, sì, sì. Perché gli altri 15 minuti, diciamo che negli ultimi due minuti, diciamo, l'Eco sta iniziando ad alzare un po' l'intensità, a quello che da quanto vedo. Esattamente. Ci deve provare però un po' di più, insomma, ci deve provare meglio tendenzialmente. Quindi sono passati 15 minuti, ne mancano 30 per concludere il primo tempo. Poi ci sarà una seconda frazione che probabilmente sarà decisiva, perché secondo me insomma, è una partita che si deciderà più nel secondo tempo, sì. e con gli episodi, perché la Virtus mi sembra che non stia concedendo molto, anche se sbaglia tanto. L'Eco però non mi sembra al momento così lucido da poter approfittare degli errori dei nostri avversari. L'Eco che adesso prova a costruire con Masini dalla destra, un cross in mezzo, arriva Giacomel in presa a sventare il pericolo. Al sedicesimo minuto è proprio il portiere avversario Alessandro Giacomel che arriva in presa e sventa il pericolo, che stava per arrivare dalla fascia destra con Masini. Però attenzione a Marchi, Virtus Verona che prova a farsi vedere dalla destra, un filtrante che arriva però da Marco Pissardo, che purtroppo ha sbagliato una parata, possiamo dire, due partite fa, e ha preso un gol non proprio inevitabile. Il nostro portierone però si è sempre dimostrato molto affidabile durante tutto l'ultimo anno e mezzo, e quindi poi si è subito ripreso, e anche quest'oggi sta mettendo tutta la sua attenzione a disposizione della squadra. L'Eco che prova ancora ad andare sulla sinistra con Iocolano, ma c'è ancora una Virtus Verona che sta recuperando i palloni che l'Eco, sì, sbaglia, possiamo dire, che sì, poi li butta fuori per... Anzi, in questo caso sono stati fortunati perché hanno trovato una deviazione. Però veramente una partita che per ora è brutta. E la Virtus mi pare che si accontenterebbe anche di un pareggio, possiamo dire. Il Lecco, secondo me, dovrebbe puntare
ai tre punti contro una squadra che non è proprio irresistibile e che anche quest'oggi non sta facendo grandi cose. Vediamo gli altri risultati, non ci sono novità, si sono sbloccate Giana Pro Patria 0-1, Padova Albino LF 1-0 e Trento Pergolettese 0-1. Questi gli altri risultati nel girone A di Serie C con il Lecco che quest'oggi va a giocare contro una Virtus Verona che ha 12 punti, Lecco che invece ne ha 16, anzi in tempo reale ne avrebbe 17 con un pareggio 3. Quest'oggi, se vediamo la classifica in tempo reale, il Padova che vince si porterebbe a quota 26, però attenzione, torniamo al campo con Iocolano al limite dell'area, prova a girarla sulla destra per Masini, fa partire il sinistro, la mette in mezzo, Iocolano la devia, arriva al portiere Giacomel, nulla di fatto, peccato. L'Albino Leffe perdendo, insomma, sarebbe buona cosa che l'Albino Leffe perdesse, ecco. Il Lecco potrebbe superarla. Attenzione. Mentre attenzione però ancora alla Virtus Verona che prova a ripartire tornando allo stadio Rigamonticeppi. Mazzolo dalla destra si accentra, Lecco però ha recuperato le proprie posizioni difensive, quindi non c'è alcun problema con un passaggio brutto di Marchi che arriva direttamente anche questo tra i guantoni di Marco Pissardo al 19° minuto. E Lecco potrebbe in questo caso tentare di pungere maggiormente come ha provato a fare nell'ultima azione, ma non riesce bene ad alzare il ritmo, i giri del match al 19° minuto e quindi siamo ancora sullo 0-0, appunto con un Lecco che con le ultime 11 partite avrebbe conquistato 16 punti in classifica, mentre la Virtus Verona 12, zona playoff per i blu celesti che sembra tra gli alti e bassi della stagione un po' la posizione corretta. Dicevi? No, stavo dicendo che il Lecco magari rispetto adesso alla Virtus è un po' più propositiva, diciamo, in attacco. Sì, effettivamente sì, poca roba, eh. Sì, sì, no, certo. Insomma, anche perché poi ricordiamo quell'azione di Buso, un'imbucata che poteva avere miglior sorte, però a dire il vero poco Lecco anche quest'oggi, sì, sì. Pochissimo Virtus, pochissima Virtus Verona, i blu celesti devono provarci di più. Lorenzo, sì, questa dimmi. Maglia del Lecco, allora, sì. Non piace a nessuno, a te piace? Non questa mi dispiace. Sfumatura, un po' tamarra, sì, possiamo dire, però anche a me, devo dire che mi ci sto abituando. Intanto il Lecco chiede un rigore perché è arrivato, sì, un cross dalla sinistra, sono rimasti a terra Iocolano e Buso. Iocolano si è un po' lamentato, secondo me non avrebbero mai potuto raggiungere il pallone, quindi insomma le lamentele lasciano un po' il tempo che trovano. Non ci hanno mai fatto rivedere il replay di prima, invece ci fanno rivedere il replay, ma direi di no sinceramente, a naso non era rigore assolutamente. Poi Lecco che si fa ancora vedere davanti con Ganza che però sbaglia l'appoggio. Secondo me quello non era rigore, poi. No, insomma, no, concordo. Ci ha provato Iocolano, ma non. E anche se fosse anche se fosse stato fallo, sarebbe stato al limite dell'area. Sì, esatto, quindi non. Proprio nella lunetta. Poi sai, sono quelle lamentele un po' che si. Sì. Uno ci prova, poi, insomma. Si vede un po' come reagisce l'arbitro, ecco. Il Lecco ha preso qualche rigore contro quest'anno. E pochi a favore, a dire la verità. 21 minuti sul cronometro con Lora che prova a cercare un filtrante che arriva per Iocolano, prova a metterlo in mezzo Iocolano, palla che arriva a un difensore della Virtus, poteva avere miglior sorte anche questo pallone, non c'erano attaccanti però in area di rigore, non c'era Ganz, peccato perché Iocolano ha messo un po' senza guardare bella il pallone. Sì, si prova, ha messo una gran bella palla. Beh, lui il suo piedino è educato, come sappiamo bene, poi non magari era anche un po' difficile, non ha avuto molto tempo perché stava per portarsela sul fondo, di conseguenza si è girato e ha tentato di mettere il pallone migliore possibile, non è bastato questo. 22esimo, ancora Lecco con Masini, prova a mettere per Ganz che però sbaglia la torre, quindi si torna indietro in difesa verso Merli Sala per Pissardo, stoppa il pallone Pissardo, prova a rinviarlo al minuto numero 23 e ancora Virtus che
può però recuperare il pallone e andare in contropiede. Ci arriva però Lecco con la zampata di Galli, che in realtà poi non riesce a, a portare il pallone. Il portiere che mette avanti, in... quindi esatto, il portiere mette che mette in rimessa. In rimessa laterale, per una palla persa dalla Virtus, però ancora un Lecco che non è proprio lucidissimo. Era stato Battistini, perdonatemi, non Galli, a portare avanti il pallone, poi stava tentando di continuare l'azione personale con in realtà una non grande lucidità, potremmo dire, quindi poi è arrivato Giacomella a stoppare il pallone, a metterlo in rimessa perché non aveva grandi opzioni. Certo è che la Virtus, se c'è da spazzare, spazza, eh. Sì, insomma. Sì, sì, no, quello sì, diciamo che sta giocando molto, molto nella sua area di rigore. Infatti, quando spazzano, diciamo che tendenzialmente la palla arriva direttamente a, a Pisardo. Esattamente, Marco Pisardo che poi prova... Qua c'è un fallo per la Virtus, sì, siamo vicini alla loro area di... rigore, viene messo giù Marchi, sì. E vabbè, fallo per loro, poco da dire, minuto numero 24, è successo ben poco in questi primi 24 minuti e quindi c'è poco da dire in questo momento con un Lecco che sta ancora un po' soffrendo probabilmente il momento, in generale non è nella fase migliore di questa stagione. Tre sì. risultati, un pareggio, due sconfitte. Quest'oggi vincere sarebbe importante per muovere un po' la classifica, per il morale. Per il morale, per andare a giocare contro la Juve Under 23 con un po' più di fiducia settimana prossima e in generale perché per vincere anche tra le proprie mura quest'oggi sarebbe importante farlo contro un Virtus Verona non certo irresistibile. Certo è che questo non è il miglior Lecco che abbiamo visto più volte in questa stagione, con una formazione anche rimaneggiata e con poche idee per l'attacco. Lora però adesso prova a riavvivare il gioco e prova a fare tutto da solo, sbatte no, contro un avversario, contro Cella penso, ma non viene fischiato fallo, rimane a terra Lora. Che poi si deve rialzare, adesso alza un po' la testa per vedere dov'è il pallone, palla che però è già arrivata a Marco Pisardo che è riuscito a stopparla e poi a rinviare oltre la metà campo quando superiamo il minuto numero 25 e il match è ancora sullo 0-0. Ricordo la formazione per chi non si fosse, per chi si fosse collegato ora, insomma, Pisardo in porta, Merlisala, Battistini e Ricci in difesa, ricordo che è indisponibile Marzorati, oltre a Zambataro, Masini, Galli da primo minuto dopo tanto tempo, Lora e Celiac a centrocampo, Iocolano, Ganze, Buso, anche lui sorpreso dal primo minuto in attacco, in questa potremmo dire specie di 3-4-3, che è un po' il modulo preferito da Mauro Zironelli. Lucchesi che provano a sfondare questa volta sulla destra con Masini che mette un cross in mezzo, arriva ancora la difesa avversaria, non... Ganze è molto isolato e il Lecco adesso prova ad alimentare l'azione con Battistini, Lora, non trovano nessuno, palla che bisognerà che andrà rimessa in campo con un rinvio del portiere, un rinvio di Giacomel. Oh, manca sempre l'attaccante lì davanti che fa sì. la sponda, Ganze è un po' assente, no? Lo cercano tutti ma non lo trova nessuno, sì, potremmo sì, sì, dire, sì. In queste ultime occasioni, tanti filtranti cercati ma poca fortuna per una squadra che avrebbe un potenziale enorme. Sicuramente migliore, esatto sì, perché ce l'ha fatto vedere in questa stagione, ma che in questi primi 27 minuti, complice qualche assenza, complice magari una formazione non proprio rodata, non è riuscita a fare granché. Ancora Lecco, però pallone che viene... rimpallato dai centrocampisti della Virtus. Masini prova a mettere per Enrici che qua sbaglia tutto, in realtà il pallone finisce in rimessa laterale, assolutamente sì, e quindi verrà rimesso in gioco ancora una volta con le mani da Pellacani. È veramente stesso copione dal primo minuto però sì, palle sì, sì. Che vanno in rimessa laterale, una Virtus
che ci prova molto timidamente, che sbaglia come in questo caso. Lora recupera il pallone, la mette per Iocolano, limite dell'area Iocolano, facci la magia Iocolano, mette una palla che finisce sul fondo. Ha provato a tirare? Sì. Ha provato a fare un tiro a giro, diciamo. Esatto, è arrivata molto distante però dalla porta, sembrava una specie di tiro cross. Daniele, dai bagai, forza Lecco, ci scrive anche Marco, su Lecco dai dai, anche Raul ci scrive, salutiamo tutti quanti. Sì, Iocolano in questo caso, sai che secondo me non era un tiro. Secondo me cercava l'attaccante. Bravissimo, secondo me sì. Perché è andata troppo larga, dici? Sì, secondo me sì. Si è accorto, secondo me, di avere un po' murato l'angolo di tiro, uh-huh. e di conseguenza ha cercato un attaccante che non c'era sul secondo palo. Ganze non è riuscito a metterci il piedone, quindi la palla è finita sul fondo senza alcuna deviazione e senza alcuna protesta da parte di Iocolano. Di conseguenza non è stata toccata da nessuno la sfera ed è stata rimessa in gioco dal portiere. Attenzione alla Virtus Verona che va vicino al gol. La telecamera non ce l'ha neanche fatto vedere praticamente. Non abbiamo visto dove sia finito il pallone, ma ipotizziamo alla destra del palo di Pissardo. Che si è molto arrabbiato. Il gestore della diretta non è stato precisissimo in questo caso, perché non abbiamo neanche visto dove è finito il pallone. Quello che è certo è che Marchi è andato vicino al gol. Era praticamente solo in area di rigore, era stato raggiunto da un bel passaggio. Si è arrabbiato Pissardo perché l'ha lasciato tutto solo. Questo è un errore difensivo. Certo. In ogni caso, al 29esimo, pericolosa la Virtus. E poi pure un mezzo pasticcio sul rinvio che per fortuna Lecco riesce a evitare con Celiac. Prova a metterla in avanti, Ganz si spreme ma riesce solamente a intercettare il pallone che poi finisce l'MLM tra i piedi di Giacomel. Mezz'ora di gioco, poche emozioni, direi un'azione da gol per parte, quella di Buso e quella di Marchi, una per il Lecco, una per la Virtus. Poche emozioni, l'abbiamo detto, ma 60 minuti da giocare, in cui certo. Si possono fare anche 7 gol di fatto. attenzione ancora Battistini, ancora Lecco che riparte dal basso e prova ad andare a centrocampo con Galli che lotta sul pallone ma lo perde, e quindi la Virtus può recuperare un pallone che Metlika tiene tra i suoi piedi, prova a cercare Mazzolo, cede a Marchi, mette il sinistro in mezzo, Pissardo sulla testa di Marchi, perché non era stato lui a crossare, scusatemi, era stato probabilmente Pellacani. Poi Marchi si è piegato, la colpita di testa, Pissardo ci è arrivato. Altra azione pericolosa, perché qui se avesse trovato una torsione diversa avrebbe potuto farci male Marchi. Per fortuna il portiere era attento. Diciamo che è fortuna anche che il tiro era centrale. Sì, esatto, se l'è un po' trovata lì. Su quei palloni un po' ostici. Sta alzando un po' il ritmo la Virtus. È vero, due azioni da gol in poco tempo. Mm-mm. Una vera e propria, questa l'ultima, come dire, pericoloso il pallone. Magari non proprio un'azione irresistibile. Non si era ritrovato a 2 cm dal portiere Marchi, però un colpo di testa che poteva avere miglior sorte, mentre Lecco adesso è un po' calato, mi viene da dire. Sì. E anche se prova a fare la partita proprio in questi istanti con Enrici, che serve Lora. Iocolano, ancora Lecco un po' scollegato, guarda che Iocolano cerca Celiac sulla destra, eccolo ancora una volta Vedran Celiac che sbaglia pure l'appoggio. Loro lasciano pure terminare il pallone sul fondo, la rimetterà in gioco il portiere. Più Virtus che Lecco adesso. Sì. In questo caso dobbiamo dirlo. Lecco che... Sì, il pareggio è giusto fino ad ora. Sì, no, fino ad ora non c'è una squadra che sta predominando sull'altra. No, ma proprio una partita da 0-0, poi la tipica partita da 0-0, potremmo dire. Che in questo caso è il risultato più corretto per questi primi 30 minuti. Non si è sbloccato nessun altro match delle altre partite, mentre si gioca anche in Serie A
si sta giocando, anzi no, non si sta giocando nulla in questo momento, comincerà alle ore 18, quindi a brevissimo, anzi sarebbe già dovuta cominciare, Salernitana-Napoli, match derby che vale campano. Derby campano e partita che vale la testa della classifica per il Napoli. Vediamo se la Salernitana riesce a fare lo sgambetto a questa squadra che è molto forte quest'anno, guidata da Luciano Spalletti. Poi questa sera sarà turno di Roma-Milan e di Bologna-Cagliari alle ore 20:45. Hanno giocato oggi in Serie A Sassuolo-Empoli terminata 1-2, Genoa-Venezia 0-0, Fiorentina-Spezia 3-0 per la Fiorentina, Inter-Udinese 2-0, mentre ieri Torino-Sampdoria 3-0, Atalanta-Lazio 2-2 e appunto Verona-Juventus 2-1, questi i risultati della 11ª giornata di Serie A, mentre noi stiamo commentando la 12ª giornata di Serie C, che finirà un filo prima della Serie A perché la pausa nazionale non è rispettata e perché poi ci sono playoff e playout da giocare. Lecco che ha provato con un filtrante a lanciare Ganzi in area di rigore, nulla di fatto, la difesa ha fatto buona guardia e quindi la Virtus Verona può ricominciare a macinare il gioco nella propria area, però con Pellacani che sembrava sbagliato il pallone, in realtà è arrivato a Mazzolo che era stato cercato dal proprio compagno, poi un fallo proprio su Mazzolo e un calcio di punizione con il Lecco che sta un po' a guardare, Iocolano vicino che va a dare un po' di fastidio. 34 minuti su cronometro, Lecco 0 Virtus Verona 0 e una match da cui ci aspettavamo forse qualcosa di più. Basta una scintilla, sì. Per me se Lecco segna poi rischia anche di farne un paio. Speriamo. Ma secondo te il Lecco si sveglia nel secondo tempo? Ma la speranza è quella, diciamo. Cambieresti qualcosa in campo? Ma per me è mancato l'attacco. Sì, io forse Ganza e Buso quest'oggi un po' assenti, magari dentro Mastroianni nel secondo tempo, perché c'è proprio un attacco proprio leggerissimo secondo me in campo e anche in questo caso non è riuscito Buso a fare una sponda. Ganza anche lui molto in ritardo quando siamo al 35esimo e c'è un altro fallo per la Virtus Verona sul risultato di 0-0 e con il Lecco che è un po' spettatore della partita adesso e secondo me nel secondo tempo cambieranno tante cose. Secondo me Zironelli cambia anche proprio durante l'intervallo perché questo Lecco non è veramente poca roba. Ci scrive Raul Marcelo in portoghese, penso che sia una persona che ci sta seguendo dal Brasile, quindi non riesco bene a decodificare i suoi messaggi e vabbè, di conseguenza purtroppo non capiremo mai che cosa ci ha detto. 36esimo minuto, punizione per il Lecco che viene battuta adesso da Lora verso Battistini. Enricci, giro palla sulla sinistra, Patrick Enricci la mette per Iocolano che però non tiene la sponda, poi Lecco zana le caviglie della Virtus di Marchi, il pallone finisce in rimessa laterale per la Virtus. Siamo ancora lì, mancano 9 minuti, ancora lunga, sembra un copione, diciamo, una partita, a me sembrano passati 2 ore dall'inizio della partita, ti dico la verità. Poi tanto tempo perso è anche tra una rimessa e l'altra, tutti stanno giocando come se sembra stiano facendo il biscotto, no? No, vabbè. Proprio no, 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 dico come se stessero facendo. Intanto un'ammonizione per finalmente si alza un po' l'intensità del match. Metlica. Antonio Metlica viene ammonito per un fallo su Galli. Non stavo insinuando alcunché, stavo solo dicendo che l'intensità è talmente bassa che sembra un'amichevole praticamente questa Lecco Virtus Verona. Infatti il primo segno di agonismo è questo fallo, potremmo dire. Non è bello vedere un cartellino, no, però certo. È bello vedere almeno un po' di agonismo che si alza e quindi viene ammonito Metlica per un fallo su Galli.
Detto questo, siamo ancora a vedere un giro palla difensivo tra Battistini e Merli Sala, quindi poco è cambiato. Però attenzione all'Ecco con Celiac lanciato in mezzo, e una palla che poi è tornata dietro da Galli. La mette ancora per Vedran Celiac, potrebbe andare a cross Celiac, ci prova col sinistro, rimpallato Merli Sala, è riuscito a tenere lì la sfera, poi Battistini, ancora blu celesti con Ioculano per Patrick Henrici, si alza sulla sinistra e cerca Masini che si accentra col destro, palla messa in mezzo, la Virtus riesce a respingere, Masini poi spizza di testa un pallone che arriva tra i piedi di Battistini. Henrici, ancora una melina con Pissardo che adesso interviene. Tre quarti. Sì, tre praticamente quarti. Sì. Galli, Lora, è difficile fare la cronaca di queste partite. Sì. È difficile perché c'è poco da raccontare, veramente. Lora, poca cosa, poca roba, poche idee, anche poche azioni, poco gioco, poco agonismo. Non è un bel vedere, diciamo la verità. C'è stata un'ammonizione, penso, per il Lecco. Un'altra ammonizione, questa volta su... probabilmente Galli, sì, che sì. Tira giù, esatto, è proprio Giorgio Galli che tira giù un avversario e viene ammonito, viene sanzionato con un cartellino giallo, quindi è il secondo a finire nel tabellino degli ammoniti, il nostro centrocampista che avevamo perso per tanto tempo causa infortuni molto gravi al ginocchio. Tanto sì, allora Padova ha raddoppiato sull'Albino Leffe. Ok. E il Renate ne ha fatti due. Ah, Renate 2, Legnago Salus 0. Renate che si conferma una squadra in salute tra le prime della classe, purtroppo l'ha dimostrato anche contro di noi vincendo per 3-2. E quindi sì, stanno vincendo le squadre in questo momento forti e possiamo dire in forma. Mentre il Lecco, per esempio, sta pareggiando a conferma di un periodo che non è il migliore possibile. Io confido comunque che alla fine la sbloccheranno i cambi di Zironelli. Però adesso attenzione alla Virtus in area di rigore con Marchi, ancora una volta pericoloso, un destro che si alza sopra la traversa e che però viene deviato, secondo me è calcio d'angolo, vediamo, sembrerebbe di sì, probabilmente sì, esatto, è corner per rimessa laterale per la Virtus Verona. Non c'è mai una inquadratura in cui la camera ci faccia vedere tutto capo, no? Anche qua non l'avevamo visto e di conseguenza sì, rimessa laterale per la Virtus che per fortuna nostra non si conclude in un bel niente, di conseguenza un fallo che potrà rimettere in gioco Marco Pissardo quando siamo arrivati al 41esimo minuto di gioco. Il risultato ancora di 0-0, veramente una partita che il Lecco deve raddrizzare in qualche modo, lo stiamo dicendo da una settimana a questa parte, ma quest'oggi è più importante che mai. Attenzione Galli, Lora, forza Lecco, facci vedere qualcosa. Henrici sale e la cede a Patrizio Masini, il pallone in mezzo messo col sinistro che poi rimane lì, Henrici proverà a spizzarlo, ecco che viene servito Lora, pallone che poi dopo una specie di tiro deviato arriva molto comodo tra le braccia del portiere Giacomel che lo intercetta senza grossi problemi quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo e i blu celesti in questo caso riescono a sventare un contropiede avversario. 42esimo, ancora però Metlika, ancora Virtus limite dell'area, bravo Galli senza commettere fallo a intercettare il pallone e quindi Lecco adesso può provarci con Merli Sala, la alza per Buso molto profonda, c'è in anticipo Faedo che poi riesce anche a non buttarla fuori a questo giro. Ancora Virtus con Lonardi, che poi riesce a trovare un compagno. 43esimo, ecco che
recupera con Masini a centrocampo e riesce a servire Iocolano. Bravo Iocolano a non perdere il pallone, serve ancora Patrizio Masini per Lora. Siamo sulla tre quarti bassa della Virtus. Galli, serve ancora Celiak sulla destra, mezzo per un blu celeste che la perde, poi ci pensa Lora a recuperarla. In Ricci sulla sinistra prova a mettere un pallone in mezzo per Ganza, la tiene in campo, però c'è il difensore che gliela scippa, possiamo dire. E purtroppo non era male il pallone di Enrici, però Ganz non è riuscito a sfruttarlo nel migliore dei modi. Fallo poi per il Lecco, un fuorigioco probabilmente che andremo a battere al 43esimo con Matteo Battistini. Battistini per Lora, sì Lorenzo. 3-0 del Renate. 3-0 del Renate contro il Legnago, avversario che sicuramente non è tra i più competitivi. Anche perché ha guadagnato 11 punti, solamente uno in meno della squadra contro cui stiamo giocando, che è la Virtus Verona, che è tra le ultime in classifica, 17esimo posto per il Legnago, contro cui il Renate sta vincendo per 3-0. E vediamo chi ha segnato. Probabilmente avrà segnato il solito Galuppini. Io ci punto un eurino. Andiamo a vedere in questo caso chi ha segnato per il Renate. Galuppini, che io ricordo ha fatto 3 gol contro il Lecco e in generale non si sta più fermando. Galuppini ha segnato infatti al 34esimo sul rigore. Attenzione. Gli altri li hanno fatti Chakir e Maestrello. Attenzione a Lecco, ma la palla non arriva mai all'attaccante. Anche in questo caso un filtrante nella terra di nessuno. Ci arriva Giacomel al 44esimo e sarà mega nazione questa. No, no. Come dire, cioè veramente un Lecco che deve cambiare la propria attitudine in campo, potremmo dire, se vuole in qualche modo far male agli avversari. Ci scrive Pina, forza ragazzi, sperando che il sostegno del pubblico possa dare una mano al Lecco in questi ultimi secondi di primo tempo e anche per tutta la seconda frazione di gioco. 45esimo, anzi 44:30, mancano 25 secondi al termine della partita. Il Lecco prova la ripartenza con Merli Sala e sbaglia anche Merli Sala il filtrantone. Poi si torna da Galli che cerca Patrizio Masini. Noi intanto contattiamo il nostro Pippo Bressanelli per un commento sulla prima frazione di gioco che si sta per concludere. Siamo ormai giunti al 45esimo, vedremo se l'arbitro darà recupero. Eccomi. Pippo, è terminato il primo tempo? No, un minuto. Siamo nel recupero, siamo al 45esimo e 30 secondi. Sì. E c'è un minuto di recupero per piccoli falli, piccole ammonizioni, niente di che. La Virtus è stata pericolosa una sola volta, grazie al cielo. Il giocatore non ha mirato la porta perché poteva essere 0-1. Finisce in questo istante il primo tempo, reti inviolate, grande partita del Lecco. Noi abbiamo rischiato solo in un'occasione, peccato. Il Lecco poche idee però come Lecco, sempre non finalizza. Dimmi, poche idee per il Lecco, poche idee, quello sì, purtroppo bisogna ammetterlo, poche idee, tanto fraseggio al centrocampo, si guardano, non sanno come finalizzare, non riescono ad affondare il colpo per arrivare al vantaggio e poi far scoprire la Virtus, che giustamente firma per un pareggio qua a Lecco. Grazie. Però, al momento 0-0, abbiamo rischiato una volta che sono scesi, per fortuna non ha inquadrato la porta, se no eravamo qui a seguire il pareggio. Esattamente, grazie Pippo, dopo. Alla prossima, ciao. Perfetto, sì, grande partita non direi, Pippo sempre un po' più positivo di noi, però insomma poi ha ammesso che c'è stata veramente poca roba. Allora, riorganizziamo le idee, un attimo di musica e speriamo che Zironelli cambi qualcosa, perché il Lecco così non la porta a casa la partita se gioca in questo modo. Che ne dici Lorenzo? Concordo pienamente con quanto hai detto. Io farei un cambio in attacco, vedremo nel secondo tempo cosa deciderà mister Zironelli. Intanto consigli per gli acquisti e poi una interruzione musicale. Ci risentiamo al secondo tempo.
Questo programma è offerto da Garden Orchidea, vasto assortimento di fiori, decorazione, addobbi, attrezzi e Zoo Garden. Vieni a scoprire il nostro fantastico villaggio di Natale ad Airuno. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Renzo Negri, concessionario Suzuki per Lecco e provincia, a Pescate in via Roma 28. LT Automazioni e Impianti, impianti elettrici, industriali e software PLC e PC, a Cisano Bergamasco. Riparazioni Corno, assistenza elettrodomestici a domicilio su Lecco e provincia. Autoscuola Sprint, patenti e rinnovi di tutte le categorie, corsi per l'uso di attrezzature da lavoro e agenzia pratiche auto a Valmadrera. Come on, flat top, he comes, moving up slowly, he got you.
A breve io assisterò
su una nuvola accanto al sole che scalderà il vostro volto gelido. Ricorderà tutti i nostri momenti fragili affrontando questa guerra senza giustizia, senza rumore, è una guerra senza rumore. Ti prego accettami, oramai sto arrivando per colpa di questa malattia. Ora è su non giudicare, ho cercato di dare il meglio anche se non ti ho saputo più cercare. Ma tu dov'eri, lo so, nei miei pensieri. Davvero io posso, lo posso capire che non sono solo in questo mondo. Stiamo per tornare in diretta per il secondo tempo di Lecco Virtus Verona, partita match che è ancora sullo 0-0. Ad ogni modo io rimanderei la sigla per tornare in diretta. Goal! Il Lecco è in vantaggio! Oh, 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 oh. Eccoci, eccoci. Siamo tornati, primo tempo veramente privo di emozioni, di qualsivoglia emozione. Tu chiamale se vuoi emozioni, ma non ci sono state. Un'occasione, possiamo dire un'occasione da gol per parte? Sì, una abbastanza nitida per la Virtus Verona, per il Lecco. Una bella occasione per Buso, che però non ha saputo fare lo scavetto per mettere la sfera alle spalle di Giacomel, dopodiché poco altro. Abbiamo quest'oggi in studio, sposta un attimo il microfono, eccolo qua, Lorenzo, ecco sì che c'era il microfono che lo impallava. Buongiorno Lorenzo. Ah no, ti avevo tirato su. Buonasera. Tra l'altro lui adesso è tecnico del suono, quindi avevo sbagliato. Non c'era sulla slide. Esatto, bravissimo, esatto, correggimi anche sui termini. E quindi ricomincia il match, il secondo tempo, dai, recensione di questo primo tempo. Equilibrato, ma equilibrato, partita da 0-0. Anche tu sei abbastanza equilibrato, sì, no, comunque è vero, è il... Sì, è la classica partita da 0-0 che se si risolve grazie alle occasioni, grazie ai... agli episodi ecco. Probabilmente. Io non ho visto cambi. No. Però no, non ho visto cambi. Mi aspettavo qualche cambio subito al primo tempo per Iocolano. Per Zironelli invece non è successo. Attenzione, cade un calciatore della Virtus nella nostra area. Rigore. Aia. Rigore? Sì. Rivediamolo. Rimessa laterale subito, palla che arriva. Ma è Lora che tocca un po' duro l'avversario, che insomma la camera è troppo lontana per determinare il nome. E c'è un calcio di rigore al minuto numero 47. Doccia gelata. Dopo 30 secondi dal ma neanche praticamente. Sì, 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 sì. 30 secondi sì, no, hai ragione. Calcio di rigore. Mi sembra di vedere Danti sul dischetto. Sicuramente. Ma la camera era veramente lontanissima. Quello è il problema. Non so cosa dire, sinceramente. Potrebbe averlo toccato duro, ma è stato Marchi a cadere nella nostra area di rigore.
avvicinate un po' questa videocamera, per favore. È veramente lontanissima, non si riesce a capire neanche chi stia per tirare. A me sembra Danti, ma è veramente un'inquadratura larghi, un campo larghissimo. Parte Danti contro Pissardo, gol. Spiazzato. Gol. È passata in vantaggio la Virtus Verona. Ah, le campane suonano quest'oggi su una giornata buia perché abbiamo tirato indietro l'ora. Brutta perché Lecco sta perdendo. Ale, Lecco 0, Virtus Verona 1, rigore al primo minuto di questo secondo tempo. Sì. Ha segnato Danti, avevo ragione, e ha fatto gol. È stato Merli Sala a commettere fallo su Marchi. Ripeto, non possiamo essere sicuri. Verificare, sì. Perché veramente è difficile dirlo. Fatto sta che Lecco perde 0-1. La possiamo raddrizzare, Lorenzo, secondo te? Beh sì, si può fare sì, tutto. Rimangono ancora un buon... Sì, mancano 45 minuti. Sì, mancano ancora effettivamente 45 minuti, quindi... Sicuramente una doccia gelata. Doccia gelata per il Lecco, che sta perdendo anche quest'oggi per 0-1 contro la Virtus Verona. Consigli per gli acquisti e dopo torniamo in diretta sperando di vedere qualcosa di meglio nei prossimi 40-45 minuti. Questo programma è offerto da Garden Orchidea, vasto assortimento di fiori, decorazione, addobbi, attrezzi e zoo garden. Vieni a scoprire il nostro fantastico villaggio di Natale ad Airuno. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Renzo Negri, concessionario Suzuki per Lecco e provincia, a Pescate in via Roma 28. LT Automazioni e Impianti, impianti elettrici, industriali e software PLC e PC, a Cisano Bergamasco. Riparazioni Corno, assistenza elettrodomestici a domicilio su Lecco e provincia. Autoscuola Sprint, patenti e rinnovi di tutte le categorie, corsi per l'uso di attrezzature da lavoro e agenzia pratiche auto a Valmadrera. È 0-1 il risultato tra Lecco e Virtus Verona. Abbiamo anche aggiornato il nostro counter, timer, chiamatelo come volete, tabellone per dirla un po' all'italiana. E ha segnato Danti su rigore, un calcio di rigore per un fallo commesso da da Ivan Merlisala su Marchi. Ci colleghiamo anche con Costa tra poco, Costa Masnaga, per un breve collegamento con Gianluca Cinecorti, che ci dirà com'è terminata la partita. Anche lì noi siamo con la testa, con il cuore, con gli occhi al Rigamonti Ceppi, per vedere però un Lecco che perde. Danti ha spiazzato Pissardo e adesso la Virtus sembra anche aver preso un po' di fiducia, sì. Sì, perché sono arrivati ancora al tiro, mentre è andata la pubblicità. Infatti, sì. Durante la pubblicità quasi Lecco prendeva il secondo. Esattamente, di conseguenza stiamo veramente, Lecco deve reggere a questa parte della partita ancora. Attenzione Virtus, bravo per fortuna Galli a recuperare il pallone che lancia Iocolano, bravo Iocolano, bravo a seminare l'avversario, ne ha davanti tre, però Iocolano prova a fare tutto da solo, entra in area di rigore, potrebbe andare al tiro al cross, eccolo il cross basso, palo, parata, forse Giacomella si oppone a Ganz, mi sa che però è rimessa laterale, e sarà rimessa laterale, neanche calcio d'angolo perché la palla è uscita, c'è un cambio, entra Morosini, esce Galli, entra Kraia ed esce, vediamo chi escono, Galli, ecco Galli per Kraia, entrerà Morosini per il 99 Buso, okay. Ok, cambia la faccia della partita, i cambi che io avevo richiesto sono arrivati adesso. Morosini sembra un po' quel calciatore che potrebbe essere veramente importante ma che deve ancora trovare la condizione, però è importante il suo ingresso in campo al posto di un Buso
che possiamo dirlo, impalpabile. Ha sbagliato pure un gol Lorenzo, sì, solo davanti al portiere, come dicevi tu, senza avrebbe potuto provare farlo lo scavetto. Poi è chiaro che da casa sono bravi tutti, fatto no, certo, sta certo. Che comunque insomma poteva fare di più su, in quell'occasione, mentre Galli ritorna al primo minuto dopo tanto tempo, non gli si poteva chiedere molto. Secondo me ha disputato una partita anche ordinata e va bene così di mentre, conseguenza. Sì. Sugli altri campi il Trento ha pareggiato con la Pergolettese. Ecco, questo risultato che riporta un po' di equilibrio, mentre è ancora sul 3-0 Renate Legnago? Sì, 3-0. Poi 2-0 Padova contro sì. La Bionolefe, 0-0 Fiorenzuola Mantova, 0-1 Gian Erminio Pro Patria, 0-0 Serenio Pro Sesto e 1-1 Trento Pergolettese e 3-0 Renate Legnago. Esatto, questi tutti i risultati del girone A di Serie C, oltre a chiaramente l'Eco Virtus di... Verona 0-1 allo stadio Rigamonti Ceppi. 53esimo, l'Eco che recupera il pallone a centrocampo, perché la Virtus è una squadra che ha sbagliato tantissimo quest'oggi, veramente tantissimo. Ha sbagliato anche l'Eco a quanto pare, certo, a concedere il calcio di rigore, a entrare in campo nel secondo tempo senza la testa probabilmente per... perché siamo passati in svantaggio subito al primo minuto con il rigore battuto da Danti, commesso da Merlisala su Marchi, il fallo. L'Ecco che adesso ha messo gli innesti Craia e Morosini, che sono chiamati un po' a risvegliare una squadra che sta esprimendo poco gioco, che arriva da due sconfitte e un pareggio, e che sta faticando anche contro squadre che sulla carta sono più scarse di lei, parliamoci chiaro. Celiac commette fallo e sarà ancora Virtus al 54esimo. Lo 0-1, tra l'altro vediamo anche nel settore ospiti, mi dicevano, mi pare, credo siano alcuni ragazzi delle giovanili dell'Ecco, settimana scorsa era il turno degli allievi, quest'anno penso sia il turno di un'altra squadra delle giovanili, che quest'anno sono state, possiamo dire, valorizzate dalla società già dall'anno scorso con un progetto più ambizioso, e quindi il Ecco sta anche portando i ragazzi allo stadio. Anche quest'oggi ci sono circa 1000 spettatori, poi avremo i dati ufficiali più avanti dopo la partita per capire quante persone sono andate allo stadio. Certo è che il Rigamonti Ceppi sta un po' tornando a popolarsi come nell'epoca pre-Covid, e questa diciamo che è una ottima notizia, perché è importante e per la società ritrovare qualche introito economico dallo sbigliettamento banalmente, e anche per i calciatori avere un sostegno. Attenzione a Morosini, che non riesce a stoppare bene il pallone, e quindi ancora Virtus Verona che prova ad andare sulla destra con un Lecco che adesso con Kraia rincorre il pallone. Celiac deve ripiegare indietro su Metlika, che però tiene ancora il pallone incollato al piede, la cede al numero 6 Daffara, che poi con il cross trova i guantoni di Marco Pissardo, che nulla ha potuto sul rigore, palla da una parte, portiere dall'altra, la messa dentro Danti, capitan Danti, e insomma lì il portiere o becca l'angolo o ci può fare ben poco. Pissardo è stato anche abbastanza sfortunato quest'anno sui calci di rigore, e quindi purtroppo ha dovuto non ha potuto neutralizzare anche questo. Attenzione, no, fuori, okay, gioco, fuori, gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco per un calciatore della Virtus che era andato a recuperare un filtrante arrivato veramente in una posizione molto molto pericolosa, sì, a tu per tu con Pissardo. 4-0 del Renate. 4-0 del Renate. risultato contro Legnago. Anche l'Ecco ne ha fatti 4 contro il Renate. Però senz'altro anche il Renate è squadra ostica. Noi stiamo andando a contattare Gianluca Cinecorti da Costa. Faremo un breve intervento via Skype per capire com'è andata la partita, tenendo chiaramente d'occhio il campo del Rigamonti Ceppi con il Lecco che sta faticando e non poco contro una Virtus Verona che quest'oggi ci sta mettendo veramente alle strette,
in questo caso, e che sicuramente ci sta dando non pochi problemi. Attenzione, lo vediamo. Gianluca Cinecorti, ci senti? Eccoci, ciao, ciao Davide, ciao amici di FM. Eccoci, gira il cellulare. Gira il cellulare in orizzontale. Vediamo così? Eccolo, bellissimo. Intanto noi guardiamo anche, ci guardiamo anche la partita a Rigamonti Ceppi. Lecco purtroppo sta perdendo 0-1. Com'è andata Costa? Costa primo tempo 34-30. Costa partita un po' in sordina, poi è riuscita a ingranare con le solite, come si può dire, sol dire adesso, Matilde Villa, Jackson, sì. E poi anche Jablonski, la sua esperienza, la sorella Eleonora Villa. Jory Davis, ex Costa, ha siglato il meno 4 proprio in scadere del secondo quarto. Una bella partita fino a questo momento per i tanti tifosi accorsi qui a Costa Mazzanga al Palaverdi. 34 Costa, 30 Faenza alla fine del secondo quarto, Davide. Bene, grazie mille Cine. Insomma, poi Villa, ti fermo ancora un secondo. Partita speciale per Villa dopo la convocazione in nazionale. Dopo la convocazione nazionale tra le maggiori, perché è abituata alle categorie under. Questa volta è stata convocata tra le senior, sarà parte delle 16. Due partite in Slovacchia e a Faenza, proprio contro il Lussemburgo di Jablonski. La vedremo tra le 16, poi chissà se scenderà in campo, però già esperienza per lei, tanta roba. Bellissimo, lei che è giovanissima e che è un gioiello di Costa. Grazie Cine, a dopo, ciao. Ciao, a dopo, ciao, 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 ciao. Grazie a Gianluca Cinecorti che insomma ci ha parlato un po' di basket al femminile. Il Costa che sta disputando un bel match con Villa, assoluta protagonista. A Rigamonti Ceppi non è successo molto, Lecco però ha provato ad andare un paio di volte al cross, con scarsi risultati possiamo dire, perché diciamo che la Virtus è riuscita a fermare senza neanche troppe difficoltà l'avanzata, diciamo. Meglio dopo i cambi però mi sembra. Sì, sì, mi sembra avere un altro ritmo, diciamo. Sì, un altro piglio proprio con Crai e Morosini, che speriamo possano essere d'aiuto per un eventuale, speriamo, ribaltone del match. Roberto, vai Lecco, facci un gol, lo speriamo tutti. In questo momento bisogna un attimo stringere i denti con la Virtus, che ancora si fa vedere. Non siamo lontani dall'area di rigore di Pissardo, bravo però poi Battistini a recuperare il pallone, a rilanciare l'azione del Lecco, che al 60esimo, dopo un'ora, non è ancora riuscito a infastidire Giacomella, ma ci prova adesso sulla sinistra con un pallone che esce. Con un pallone che esce e Masini non riesce a tenerlo in campo. 60esimo, manca mezz'ora, può succedere di tutto. È una squadra un po' poco lucida in questo momento in campo, però il Lecco deve assolutamente perlomeno provarci in modo serio a vincere, perché quest'oggi è importante. Sarebbe veramente, perdere anche quest'oggi significherebbe terza sconfitta di fila dopo Renate e Pergolettese, e quindi insomma tre di fila sono tante, sono 9 punti persi, sembrano ovvietà, però comunque se vai a vedere la classifica rimarremo a 16 punti quando nelle ultime tre avremmo potuto conquistarne almeno 9 in più, arrivando a quota 25. Contro tre squadre non proprio irresistibili. Attenzione, ci prova Kraia da fuori! Un fulmine a ciel sereno! Ha pensato quello che ho pensato io e l'ha messa dentro, Erdis Kraia! Palla in rete! L'ha messa Kraia! 1-1! Gol della domenica! Il Lecco non poteva perderla questa partita, per i motivi che stavamo dicendo. Kraia ci ha pensato e da tipo 45 metri ha messo un gol incredibile, che significa 1-1 e significa scacciare un po' di fantasmi. Non si poteva perdere questa partita e speriamo che non si perda. Un gol incredibile. Sì, 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 sì. Una specie di tiro che non si è alzato troppo. Intanto entra Mastroianni per Ganz. Come lo possiamo descrivere, Lorenzo? Ah, diciamo che il giocatore era leggermente
neanche troppo più avanti rispetto alla, al centrocampo, e ha mollato un, ci ha provato, sì, ci ha provato, proprio, e esatto, ci è riuscito. Quelle cose che uno ci prova, ed è andata bene Erdi Skraja, ci vuole anche un po' di audacia. Chapeau. E ce l'ha messa il giovanissimo centrocampista albanese, classe, se non vado errato, 2000, infatti sì, sì, 2000, e meno male, 1-1, non potevamo perderla veramente, per i motivi che stavano dicendo, tre sconfitte di fila contro tre squadre veramente non proprio irresistibili, tra cui questo Virtus Verona che, lasciatemelo dire, è veramente poca roba, abbiamo concesso noi, attenzione adesso, sì, sì, perché si riversano in attacco, però lo stiamo dicendo dall'inizio della partita, sbagliano tanto, gli abbiamo concesso quel calcio di rigore, era più una sconfitta dell'Eco che una vittoria della Virtus, sì, e soprattutto sarebbe stato veramente, non segnare contro questa squadra sarebbe stato veramente un problema. E adesso forza, dai. Forza, perché chiaramente dopo questo 1-1 veramente cambia tutto. Francesco, grande Lecco, dobbiamo vincere. Dai che ce la facciamo, dice Roberto. E quindi sì, è 1-1 adesso allo stadio Rigamonti Ceppi. Andiamo a sentire la reazione del buon Pippo Bressanelli, che sarà sicuramente sollevato come lo siamo noi in studio. 1-1 che veramente vale come, non lo so, come un diamante grande quanto il pallone da calcio, questo 1-1. Pippo, abbiamo segnato! Abbiamo segnato, Pippo! Kraja! Kraja, come ha accolto lo stadio il gol? Qui c'è ancora euforia e c'è fiducia adesso in questa formazione, perché veramente stiamo macinando azioni su azioni. Il gol ha dato coraggio ancora una volta all'Eco, che non meritava certamente la sconfitta, un rigore decisamente dubbio. E adesso c'è una sostituzione della Virtus Verona e deve entrare Amadio, solo che ritardano l'uscita dal campo perché, come dicevo prima nei precedenti collegamenti, la Virtus vuole portare via un punto prezioso dall'Eco, ma sarà un terreno veramente difficile quello di Lecco, e portare via questo punto che loro sognano, a noi non basta, noi abbiamo bisogno assolutamente di tre punti per ridare morale ai tifosi, alla città, alla squadra, al presidente, insomma dobbiamo assolutamente portare via i tre punti, e siamo sulla strada giusta, perché la Virtus, il rigore che anche lì, se c'era il VAR, erano ancora, stavano ancora guardandolo, se comunque ha fatto un'azione, Lecco ha giocato, ha fatto la sua partita, perché è sempre in aspettativa la Virtus per attaccare in contropiede, adesso però stanno facendo una melina veramente eccessiva, quelli della Virtus, si riprende il gioco al 65esimo con un Lecco in grande spolvero, altro fallo ai danni di un giocatore della Virtus, però è una cosa incredibile come toccano i giocatori, sono per terra, e dovrebbe intervenire, dovrebbero secondo me prendere il cartellino della simulazione, perché se ne sono troppe, giocatori che nella vita reale per buttarli giù dovrebbe essere in tre, qui basta che li sfiorano e sono per terra, probabilmente vogliono sentire l'odore dell'erba di Lecco. Grazie Pippo, grazie, grazie. Grazie a te, continuiamo così. Esatto, perfetto. Ciao. Dell'ottimo terreno sintetico di Lecco, sì. Abbiamo, insomma, mica un terreno normale. Sì, un po' molto, molto ottimista Pippo, diciamo, sì. È vero, il Lecco da quando ci sono stati i cambi di Kraja e Morosini ha giocato meglio, l'abbiamo detto. Sì, sì. Prima una squadra veramente anonima, bravo, l'aggettivo che non riuscivo a trovare. È entrato anche Mastroianni al posto di Ganz, che ha disputato una brutta partita, secondo me. Mastroianni di solito riesce sempre a dare un po' più di peso in attacco, perlomeno in questa parte della stagione. Speriamo che sia così anche oggi. È entrato Amadio, come diceva Pippo, al posto di Marchi. Questa è la sostituzione operata da Fresco. E adesso la Virtus ci prova. 1-2. Gol in mischia, calcio di punizione da lontanissimo, palla che viene deviata da Pissardo, e dopo si trova lì un attaccante che adesso andremo a individuare. Qua è anche sfortuna, sì. È ingiusto questo gol, ha segnato Faedo, che è un difensore, insomma,
Per me non è Faedo. Ah sì, Faedo, Faedo il 27. L'ha messa dentro. Questa è sfortuna. Perché l'Eco questa volta non se lo meritava. Prima, vabbè. Sì, sì. Allora, diciamo che adesso il... Prima passi, ma questa volta l'Eco aveva acquistato fiducia, aveva fatto la sua partita per qualche minuto che... dopo i cambi. Ingiusta questa, questo 1-2, dai. Diciamo che la Virtus è riuscita a segnare nel miglior momento probabilmente della partita per il Lecco. Esatto, speriamo che questo non sia... Attenzione! Però... Giacomel si distende subito la reazione del Lecco, che è vivo. È vivo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, corner del Lecco, che adesso sta perdendo 1-2. Contro la Virtus Verona, una Virtus fortunata sia per il rigore che per il gol di Faedo. E adesso ci prova il Lecco su calcio d'angolo. Tutto da rifare per Zironelli, tutto da rifare anche il pareggio, perché stiamo perdendo, non solo per la vittoria. Calcio d'angolo battuto in mezzo, palla sbattuta fuori dalla difesa della Virtus, che si sta difendendo e che adesso non mollerà un centimetro, perché portare a casa questi tre punti sarebbe veramente per loro incredibile, per noi una beffa. Tanto c'è un giocatore della Virtus a terra. Il numero 23, Pellacani, entra lo staff medico. Si tocca la testa, Pellacani. Qua hanno smorzato il miglior momento dell'Ecco, come dicevi tu. Sì. E sicuramente potrebbe avere ripercussioni anche sulla testa dei calciatori, certo. Bene stavano facendo, e che adesso si trovano al 69esimo minuto, quindi a 20 minuti dal termine, di fatto, diciamo 25 dal termine, sotto di un gol dopo che avevano appena segnato con una bomba incredibile di Erdi Skraja dai 40 metri. Sì. Gol comunque che era arrivato in un buon momento dell'Ecco, ma che comunque è arrivato da una, come possiamo dire, una un tentativo. Sì, un tentativo individuale di Kraja, sì. Di una sostituzione operata da Zironelli, e di conseguenza non da un gioco sopraffino che l'Ecco stava sviluppando in quel momento. Un gol che è arrivato da 35 metri con Kraja che era da solo e che ci ha provato. Di conseguenza oggi il gioco offensivo dell'Ecco è stato veramente poca cosa. Sì. Adesso ricordo che è entrato Mastroianni al posto di Ganz, è entrato Morosini al posto di Buso, c'è ancora Iocolano in campo. Vediamo cosa tirano fuori lì davanti. Parlando di Serie A, se è finito il primo tempo di Salernitana-Napoli, ancora sullo 0-0. Ancora sullo 0-0, non è ancora riuscito a segnare la squadra di Spalletti, che è bloccata a Salerno sul pareggio, e vedremo cosa succederà nel secondo tempo che per il Lecco è stato abbastanza amaro fino ad ora. Tre gol si sono segnati, uno su rigore, il primo al minuto numero 2 con un gol di Danti per un fallo di Merlisala su Marchi, per cui l'arbitro Carrione di Castellammare di Stabia aveva fischiato la massima punizione, il penalty. Poi il Lecco torna a fare gol con un 1-1 stupendo di Erdi Skraja al minuto numero 15 della ripresa, al 22esimo. Il gol della Virtus 1-2 ha segnato Faedo dopo un calcio di punizione dalla tre quarti. Sì. Pissardo ribatte, Faedo si trova al posto giusto, al momento giusto. Mezzo e in sacca. Alla. Intanto attenzione, Lecco palla in mezzo, non riesce a deviarla. Mastroianni, ci arriva Giacomel prima di tutto. Di tutti, perdonatemi. E al 71esimo siamo ancora lì. Siamo ancora lì con la Virtus che ci aspetta, e il Lecco che in questo momento probabilmente deve trovare fiducia, trovare gioco, trovare l'attaccante, trovare l'occasione o fare un gol come quello di Kraja, anche se ti riesce una volta ogni 100 tentativi probabilmente. Ecco, il Lecco, vedo che vuole il Lecco, tutti in campo, fuori, vogliono essere più veloci, nel senso stanno rincorrendo il risultato, e sì, proprio come il diceva gioco. Pippo prima, i giocatori della Virtus invece sono sempre a terra, fanno melina, fanno
Sì, sono sempre a terra, sì, anche in questo momento della partita. Poi, sai, ci sta, nel senso che stai vincendo 1-2 fuori casa contro una squadra che ha battuto il Padova e non solo, che in questa stagione ha fatto vedere grandi cose. Chi ha in panchina, ricordiamo chi c'è: Ndiaye, c'è Lacti, c'è Petrovic, c'è Purro, Di Munno, Reda, Crai è entrato, così come Mastroianni e Morosini, poi Bia, Sparandeo e anche Tordini, il l'enfant prodige, possiamo definirlo, classe 2002, che bene ha fatto nelle prime partite, che è rimasto fuori per infortunio e che oggi rivede la panchina. Invece per i nostri avversari il portiere Sibi e poi Danieli, Derigo, Arma, Priore, Vesentini, Tronchini, Carlevaris, Pinto, Zugaro e Nalini. Questi, questa è la panchina a disposizione di Luigi Fresco. Tra l'altro è entrato anche da segnalare Nalini al posto di Danti, l'autore del gol, che quindi ha lasciato il posto al compagno per questo finale di partita. Ricordo che Luigi Fresco, allenatore e presidente della Virtus Verona, un caso più unico che raro, dal 1982, infatti è una storia abbastanza particolare per l'allenatore, che quest'oggi siede nella panchina di destra del Rigamonti Ceppi e che sta portando a casa il risultato. Per ora sta portando a casa i 3 punti, a dire la verità, con i gol di Danti e di Faedo. E mentre per il Lecco ha risposto Erdi Scraia, per chi non ci sta guardando ma solo ascoltando, siamo giunti al 29esimo minuto. Il Lecco sta perdendo 1-2 contro la Virtus Verona. Gli altri risultati del girone A di Serie C: Fiorenzuola Mantova 0-0, Gian Erminio Pro Patria 0-1, Padova Albino Leffe 2-0, Renate Legnago Salus 4-0, Seregno Pro Sesto 0-0, Trento Pergolettese 1-1. Altra sostituzione per la Virtus: entra Danieli, esce Mazzolo. Vediamo se viene operato subito il cambio o se bisogna aspettare. No, infatti viene operato subito, si toglie la pettorina Danieli e prende il posto del compagno con il numero 3, che ha disputato anche lui una partita, direi, sufficiente, senza grandi acuti, senza molto. Intanto fallo, attenzione, a centrocampo. Preso un brutto colpo. Su Nalini? Preso un colpo in testa, Nalini. Sì. E l'arbitro infatti ferma il gioco. Craia. Fallo di Craia. Vediamo se... Ma non ha neanche tirato fuori... Sì, no, sì, che tirerà fuori giallo, esatto, per Erdi Scraia. Eccolo qui, infatti. Ammonito. Si rialza per fortuna Nalini. Il colpo era stato abbastanza duro a centrocampo, sì, in realtà. Calcio di punizione poi per il centrocampista avversario. Qua Lecco che è calato un po', dopo il gol dell'1-2, che avrebbe steso anche il Barcellona di Guardiola, probabilmente quel gol lì di Faedo, arrivato su una mischia. Sì, come dicevi tu prima, probabilmente ne hanno risentito tanto dal punto di vista psicologico, anche dal punto di vista della testa. Sai, sì, quando prendi un gol così nel tuo momento migliore, è difficile in una partita in cui non stavi brillando. Sai, queste partite le sblocchi anche grazie a agli episodi, ma anche alla fiducia che hai acquisito durante il match. Se nel tuo momento migliore ti fanno l'1-2 in un momento difficile, arrivi da tre risultati non proprio soddisfacenti, da 2 sconfitte di fila, stai perdendo in casa contro una squadra che non è irresistibile, segni e dopo ti fanno quel gol lì, uno su rigore, l'altro in mischia, sai, è difficile. Poi il Lecco adesso tenterà di segnare in tutti i modi, io spero e confido che ce la possa fare assolutamente la squadra di Zironelli, perché almeno il pareggio sarebbe un risultato e alla portata e corretto per quanto visto in campo. Sì, per la partita vista finora sì, perché la Virtus ha fatto veramente poco. Sì. È riuscita a sfruttare meglio le occasioni. Sì, bravissimo. Ha avuto 2 occasioni. E... Tre, contando quella di Marchia nel primo tempo. Il rigore da rivedere, insomma, sicuramente non una roba plateale. No. Perché comunque
insomma, un fallo di Merli Sala su Marchi, ma non saprei, sarebbe da rivedere un po' quella lente in ingrandimento. La telecamera era anche lontanissima, di conseguenza è difficile dire se fosse veramente un fallo clamoroso o meno. 77esimo minuto, Giacomel rimette in gioco, un rinvio lungo intercettato da Pittarello, che poi perde palla. L'Ecco va con la rimessa laterale verso Krai, abbattuta troppo in fretta, e quindi poi il pallone viene sparato verso la zona difensiva della Virtus, che andrà a rimettere in gioco con Faedo proprio al minuto 78, e quando il risultato è di 1-2 per i nostri ospiti, e il Lecco ha disperato bisogno di trovare un guizzo che possa essere vincente per questo match che arriva a Monticelli. Sicuramente sta portando 0 punti, che sicuramente non erano quelli che si aspettava. Sì, esattamente, che ci aspettavamo noi, ma probabilmente anche i calciatori in campo, che adesso sono chiamati a gol di fatto. Punizione per la Virtus Verona, battuta da Metlika, che poi viene intercettata dalla difesa avversaria. Ecco che prova ad andare in attacco, ma Faedo riesce a sparecchiare il pallone, a servirlo verso Giacomel. Ancora Virtus sulla sinistra, provano ad alzare il pallone verso la zona offensiva, poi l'Eco butta via un'altra sfera e i reparti sono scollegati. Sì, la difesa c'è un po' di confusione, ecco. Anche in questo caso un pallone buttato via che poteva essere, con cui si poteva cominciare un'azione. Il centrocampo, a eccezione di Kraja, che mi sembra stia tentando un po' di cucire, mi sembra un po' assente, così come le fasce nel secondo tempo. Neanche l'attacco non mi sembra che stia esprimendo un gran gioco. Insomma, il Lecco non sta esprimendo un gioco particolarmente piacevole quest'oggi. All'80esimo minuto, mancano 10 minuti per recupero, stiamo perdendo. Abbiamo disperato bisogno di un gol, di una rete che scacci veramente i fantasmi, come aveva fatto Kraja al 15esimo, con una conclusione fulminante che neanche Giacomel si aspettava, che valeva l'1-1. Il Lecco adesso sta perdendo e Kraja prova a cercare Masini si gira e trova Lora, prova a metterla per Celiac. Eccolo, Vedran Celiac sulla fascia, un pallone poi messo in mezzo per Morosini, arriva, attenzione, in area di rigore, non riesce a metterlo in gol. Sì, Morosini, palla in rete, la messa, Morosini, primo gol in blu celeste all'80esimo. Eccolo il gol che scaccia i fantasmi. L'abbiamo chiamato. Un gol totalmente molto brutto, diciamolo, ma che vale come prima 5 gol veramente. Come prima il giocatore della Virtus. Guarda, era al momento giusto, nel posto giusto. Che brutto gol. Quello era Merli Sala che ha tentato un tiro che poi è stato intercettato da Morosini, che era a terra, ed è riuscito a deviarlo in gol. Adesso Ioccolano riporta il pallone al centro del campo. E un dai, gol dai, che vale dai. Il 2-2. E dai, per fare una citazione. È pesantissimo. Un po' di fortuna anche per noi. Un'azione sporca, sporchissima. Poi rimane un calciatore della Virtus a terra, quindi il gioco è ancora fermo. Ha segnato però Morosini e il Lecco adesso è sul 2-2. L'avevamo detto, non si poteva perdere questa partita, dai. Proprio per il momento e per come si era messa, non era giusto perderla, dai. No, certo. Questo gol può essere brutto quanto volete, ma sicuramente è pesante come un macigno. È importante. L'ha fatto Morosini, e che si è sbloccato, l'ha fatto da terra. Per me proprio non voleva neanche, secondo me
No, nel senso che se l'hai ritrovata lì, ecco. Sì, la, sì, sì, ho capito. Sì, diciamo che c'è stato un cross in mezzo, un parapiglia rimpallo generale. Esatto, la difesa ha rinviato, l'ha presa Ivan Merlizzala, che poi ha tirato un pallone non nello specchio della porta, addosso a Morosini, però, che da terra è riuscito a deviare in rete. Un pallone che né la difesa né Giacomel hanno potuto deviare. Il gioco deviare. Ancora, il è gioco ancora fermo. Fermo. Il gioco ancora fermo. Io ne ha, insomma, proverei, anzi manderei qualche consiglio per gli acquisti. Un minutino, dopo torniamo in diretta per gli ultimi minuti. Direcco, Virtus Verona 2-2, quando mancano 7 minuti più recupero. Questo programma è offerto da Garden Orchidea, vasto assortimento di fiori, decorazione, addobbi, attrezzi e Zoo Garden. Vieni a scoprire il nostro fantastico villaggio di Natale ad Airuno. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Renzo Negri, concessionario Suzuki per Lecco e provincia, a Pescate in via Roma 28. LT Automazioni e Impianti, impianti elettrici, industriali e software PLC e PC, a Cisano Bergamasco. Riparazioni Corno, assistenza elettrodomestici a domicilio su Lecco e provincia. Autoscuola Sprint, patenti e rinnovi di tutte le categorie, corsi per l'uso di attrezzature da lavoro e agenzia pratiche auto a Valmadrera. Allora, Lecco sta pareggiando e questa è la buona notizia, dopo che eravamo tornati in svantaggio, 0-1 Virtus, 1-1, 1-2 per la Virtus e poi 2-2. E il gioco è... E il gioco ancora continua fermo. A essere fermo. C'è stato quanto? 1 minuto e 11 di pubblicità. Sei, è da 2 minuti che siamo fermi. Forse no. Da più di 2 minuti, letteralmente. Sì, sì, perché c'è stato il gol. Diciamo che abbiamo scelto il momento giusto per mandare la pubblicità. Esattamente. Quindi, poco da dire. Forza Lecco, ci dice Laura, vai Lecco, Francesco. Insomma, sono tutti molto felici, chiaramente, per questo 2-2, perdonatemi, che vale veramente tanto. Non si poteva perdere questa partita. Almeno un punto ce lo dovremmo portare a casa. E in questo senso il Lecco è stato caparbio poi a tenere duro, non disputando. Anche qui gol non nato da un gioco particolarmente notevole, pregevole, anzi proprio un'altra azione sporca come quello della Virtus, se vogliamo. Intanto, sì, però siamo all'85esimo e il gioco è ancora fermo adesso. Giacomel si è fatto male probabilmente, però informiamo intanto anche sugli altri risultati. Sì, prego, prego. Gian Erminio Propatria 0-1, Lecco Virtus 2-2, Fiorenzuola Mantova 0-0, Padova Albino Leffe 2-0, Serigno Pro Sesto 0-0, Trento Pergolettese 1-1 e Renate Legnago 4-0. Legnago 4-0. 4-0 del Renate, il risultato più eclatante di giornata. Io però, scusate, sì, vai. Allora, siamo arrivati nell'86esimo minuto, il portiere ancora a terra, si è fatto male. Quindi diamo anche i risultati della Serie A. Serie A, ripetiamoli. Allora, in corso adesso c'è Salernitana-Napoli, che sono 0-0. È cominciato adesso. E nel primo tempo è stata una gara abbastanza tattica e frammentata, quindi se vogliamo c'è anche una sorta di similitudine con la partita che stiamo vedendo adesso. Esatto. E ovviamente il Napoli è stato molto più propositivo, ma non è riuscito a portarsi in vantaggio. Intanto si è rialzato il portiere. Si è rialzato Giacomel. Ah, si deve ancora battere Rimini. Sì, è per quello che ti dicevo che siamo fermi da letteralmente 5-6 minuti. Sì, il Lecco ha segnato 5 minuti fa. 5 minuti. Quindi 5 minuti di recupero preventivati più i cambi. A meno 10. No, vabbè, 10 no. Siamo sì, certo. Certo, i cambi sì, sono 30 secondi a cambio. Almeno 9 ne dà,
È vero. Sì, sì. 5 minuti li deve recuperare comunque, se vuole applicare il regolamento deve dare 10 minuti di recupero. Attenzione alla Virtus Verona, Pissardo! Pissardo su Pittarello, provvidenziale. Pittarello da solo in area di rigore, marcatura abbastanza libertina della difesa dell'Ecco. Mettiamola così, Pittarello si ritrova da sola e da solo e per fortuna sbatte su Pissardo che riesce a prenderla, facendoci tirare un sospiro di sollievo. Vincere, dice Daniele. Io l'Ecco adesso ci prova, ma sarà chiaramente difficile. Qua stava provando aggiornamento, la Pergolettese è ripassata in vantaggio 2-1 contro ricordiamo, Trento. Quindi fuori casa, tra l'altro. 31 sì. Pergolettese 2, aggiornamento di risultato dal girone A. Girone A che in questo momento, che succede? Fallo Lora per si la lamenta Virtus. Tantissimo. Lora si lamenta tantissimo. Sì. Scappa per non prendersi la munizione per proteste. Si lamentano anche Capitan Merlisala e Mastroianni. Sarà fallo per la Virtus Verona, però sì. Siamo lontanissimi. Siamo sulla tre quarti bassa. Quando ormai è l'88esimo, però ci saranno almeno, da regolamento, l'arbitro dovrebbe dare almeno 9 minuti perché si sono persi. 5 minuti di orologio, 5 minuti di orologio, nel senso che dopo il gol il portiere e anche un altro calciatore erano rimasti a terra. Sono l'altro stati giocatore dedicati. Si è rialzato. Esatto, il portiere è rimasto a terra ancora un po' e 5 minuti dopo, ma 300 secondi proprio dopo, si è potuto battere il calcio da metà campo. Attenzione alla Virtus in area di rigore. Spazza la difesa dell'Ecco, non benissimo perché c'è ancora Danieli che prova ad alimentare l'azione offensiva. Poi Metlika sbatte contro il muro blu celeste. Ancora Metlika, un cross in mezzo Pissardo. Pissardo all'89esimo la prende. Ci attende un lungo recupero. Per me arriviamo al minuto numero 100. Questa beh, è la mia sì, previsione. Può essere. Mentre attenzione, viene sbattuto a terra questa volta Celiak. A terra. Ah no, sì, Celiak. E l'arbitro non credo abbia tirato fuori un cartellino giallo, però ci sarebbe anche stato. Fatto sta che ci sarà un calcio di punizione per il Lecco e anche una sostituzione. Sì, arriva anche turno di Purro per Lora, cambio quantomeno particolare. Mi pare Lora sia uscito, non ho la certezza matematica, sì, non lo vedo più in campo. Dovrebbe essere Lora, il numero 5, ad aver lasciato il campo per Purro. E quindi probabilmente Masini andrà a fare il centrale. Purro si sposta in fascia. Molto probabilmente è questo la decisione di Zironelli. Con il Lecco che adesso, attenzione, va il tiro da lontanissimo. Para Giacomel con i pugni. Palla che rimane lì, ancora in gioco. Cadono un paio di calciatori della Virtus. L'Ecco che ha tentato di fare gol. Giacomel ha detto di no. Ha una conclusione improvvisa di probabilmente ancora Kraja. Vorrei rivederla. Poi a terra un paio di giocatori della Virtus. E ha segnato la Prosesto 0-1 sul 0-1 Seregno. Della Prosesto sul Seregno. Altro aggiornamento. Intanto è entrato Purro, 7 minuti di recupero fischiati da Carrione, che è stato insomma, ne ha fischiati meno di quanti avrebbe dovuto. Poi non è una lamentela, però ad applicare il regolamento si avrebbe dovuto fischiare tipo 9 minuti di recupero, a ben vedere. Intanto sì, è stato proprio Kraja a tentarci di nuovo e bravo Giacomella a opporsi con i pugni, diciamo che se l'è un po' anche ritrovata lì. Il portiere avversario Alessandro Giacomella, classe 98 della Virtus, che adesso va a prendere un altro pallone per evitare il calcio d'angolo. Siamo al 91esimo, mancano altri 6 minuti di recupero. L'Ecco 2, Virtus Verona 2. Un pareggio che sicuramente è meglio di una sconfitta. Sì, sicuro. Un'altra ovvietà, però come dire, l'Ecco adesso ci sta provando più seriamente. Dovesse concludersi in pareggio
secondo me non si potrebbe lamentare nessuno. No. Per la partita che abbiamo visto. Comunque anche Lecco non è stata una squadra esattamente, bravissimo. Non è stata una squadra irresistibile, di conseguenza il pareggio ci può stare. 92esimo con Morosini, Tommaso Morosini, che prova a battere il calcio di punizione. Siamo lontanissimi, siamo dai 40, no, di più, forse 50 metri, tre quarti bassa. Morosini batte in mezzo, respinge la difesa avversaria. Kraja riesce ad arpionare il pallone e a servirlo verso Ivan Merlisala. Eccolo Celiak, che viene raggiunto dal pallone, prova a cercare Masini. Si è spostato dalla stessa parte di Patrizio Masini, Kraja, scusatemi, Celiak. Poi rimessa laterale per il Lecco, la Virtus prova ad andare a disturbare, ma Celiak la recupera, riesce a servire Masini, che poi si gira, mette un pallone in mezzo, non la devia nessuno. Palla che rimane ancora in gioco, ancora di testa Iocolano, fallo. Fallo al 93esimo, non è dello stesso avviso Simone Iocolano, che poi mette in posizione il pallone. Non c'è alcuna fretta da parte della Virtus Verona, che lascia addirittura battere al portiere. Ricordiamo, un pareggio per loro va benissimo al 93esimo, quindi i nostri avversari tentano di perdere più tempo possibile. Qua fallo di mano, secondo me, esatto, di Enrici, quindi sarà punizione della Virtus con Iocolano che sì Iocolano è scatenato in questo recupero, vuole vincere. Ah no, il fallo è per il Lecco, è per quello che Enrici l'aveva toccata con le mani, quindi Lecco che quindi ricomincia subito con Iocolano che serve Masini. Poi Kraja, bravo Kraja ad aspettare l'arrivo di Patrick Enrici, mette per Purro, prova a superare l'avversario. Purro riesce a passare, poi viene sbattuto giù. Senza non è fallo per l'arbitro. E quindi sarà solo rinvio dal fondo per Giacomel. Mastroianni. No, Giacomel è calcio d'angolo. È calcio d'angolo. C'è stata una deviazione della Virtus. E quindi ancora un Lecco che deve tentarci fino alla fine. Quando siamo al 94esimo. E viene battuto questo calcio d'angolo da Morosini in mezzo. Chiedono ancora un angolo i blu celesti, ma l'arbitro fischia un rinvio dal fondo. Purtroppo al 94esimo. Adesso finalmente la partita è più viva, è più divertente. Non lo era stata. Praticamente 90 minuti perché si ravvivasse. Però alla fine nel recupero c'è voluto uno Iocolano che... Sì, Iocolano si è acceso poi alla fine anche proprio con i modi di fare, no? Sì. Insomma, era lì a... A qual fare da sbrighiamoci. Esatto, a recapitare palloni verso chi doveva battere i calci di punizione. Adesso siamo entrati nel 95esimo. È appareggiato il Giana. Giana contro la Propatria. La Propatria, quindi in casa, 1-1. Propatria 1, cambia ancora la classifica per il Lecco e per le altre. Che quindi al 95esimo minuto stanno... Magari qualcuna si è già conclusa. No, probabilmente, non ancora. Tutti stanno sono ancora tutti giocando. Recupero. Lato Napoli, sempre 0-0 il risultato. Sì. Sempre 0-0. E anche lì c'è stata un'interruzione di un paio di minuti per un colpo alla testa a Di Tacchio. Ah, pensa te. Minuto numero 95, punizione per la Virtus. Siamo lontanissimi, come prima Morosini. Calcio di punizione battuto in mezzo. Salta Danieli, ma la palla è portata fuori. Sarà rimessa in gioco con le mani per il Lecco. Tutta la panchina del Lecco scatenata. Si lamentano. Beh sì, effettivamente qua ha fatto una cosa non proprio bellissima il giocatore della... Esatto, è andato ad allontanare il pallone che non è finito in rimessa laterale, ma in punizione che viene battuta da Merlisala subito in alto per tentare di alimentare una azione offensiva. Finita la partita a Trento. Finita la partita a Trento, quanto? Il risultato 1-2. Finale? 1-2 per la Pergolettese. Per la Pergolettese, ottimo. Mentre al Rigamonti il portiere avversario prova ad alimentare ancora un'azione per la Virtus. Quando manca veramente poco adesso. E, manca un minuto. Esattamente, manca un minuto e il Lecco adesso deve tentarci per davvero, se vuole tentare di fare il colpaccio e
quindi al 97esimo il Lecco sta veramente tentando seriamente la vittoria. Ed ecco qua Masini che mette per Morosini, poi ancora il pallone che finisce sul fondo, però solo per un rinvio di Giacomel. Mancano 30 secondi. Finita Padova Albino Leffe 2-0 per il Padova. 2-0 per il Padova, un altro risultato che si conclude. Mancano Lecco e mancano, no, in realtà mancano Gian Erminio Patria, Lecco Virtus, Fiorenzuola Mantova, Seregno Prosesto e anche Renate Lignago. Quindi c'è stato un recupero abbastanza corposo anche sugli altri campi. Pareggio che sta arrivando a Rigamonti Ceppi. Io contatterei il nostro Pippo Bressanelli con partita che si conclude. La partita che si conclude per 2-2 il Lecco, per quanto insomma possibile è felice del risultato per come si erano messe le cose e quindi niente, di fatto ci portiamo a casa questo punticino. Vediamo se ci risponde Pippo. Eccolo qua, ciao Pippo. Pronto, eccoci, sì. Allora, una partita rocambolesca, massiccio il recupero, forse ci voleva ancora qualche minuto in più perché sì, il portiere è stato a terra per ben 6 minuti perché ha segnato l'Lecco all'80esimo. Si è rialzato all'86esimo, più 9 cambi, mi sembra che il conto è subito facile da fare, però l'arbitro ha deciso per 7 minuti e quindi questo è un Lecco che comunque fatica a realizzare, diciamo, in fase offensiva con fraseggi sempre laterali, non verticalizza, un 2-2, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Sì, risultato giusto, dai. Sì, ha centrato i cambi Zironelli con Craia e Morosini che hanno realizzato i 2 gol che hanno portato questo punto importante e adesso vedremo un po' un arbitraggio decisamente molto di parte perché molti falli sono stati assegnati alla Virtus, ma d'altronde è così, è un risultato che non rispecchia la partita che ha giocato il Lecco, meritava forse di più, anzi senza il forse la vittoria, va bene, 2-2, questo è. Grazie Pippo, grazie per il reportage. Grazie a voi, grazie a voi e alla prossima partita con Lecco, sperando di, ormai i 3 punti latitano da troppo tempo, esatto, qui a Rigamonti e anche fuori, dobbiamo portare a casa i 3 punti assolutamente. Bene, grazie Pippo, nostro reporter a Rigamonti Ceppi anche quest'oggi. Lo sentivo un po' di corsa, per me stava uscendo dallo stadio, era un po', come dire, così. Beh, è finita, non la migliore delle partite, non la più divertente, non la più affascinante, è finita 2-2, il risultato corretto. Ci eravamo spaventati in questa giornata di Halloween, perché la Virtus stava facendo il risultato. Per un buon pezzo di partita è terminata in pareggio, Lecco tornerà in campo settimana prossima, domenica 7 novembre alle 14.30, bravissimo, contro la Juve. Juventus Under 23. Risultati finali da tutti i campi del girone A di Serie C, Lorenzo. Arrivo. Allora, ieri... No, alle 2:30. Ah sì, alle 2:30. Provercelli Piacenza 1-3, su tiro Juve 2-0. Tresina Feralpi 1-1, risultati di oggi, Fiorenzuola Mantova 0-0, Giana... Propatria 1-1, Padova Albino Leffe 2-0, Renate Legnago 4-0, Seregno Prosesto 0-1, Trento Pergoletese 1-2 e ovviamente Lecco Virtus Verona 2-2. E giornata che si concluderà domani con altre 2 partite. Quali? Reggiana Lucchese e Gubbio Siena. Sì, che però sono di altri gironi, quindi ci interessano. No, la Lucchese è nello stesso... La Lucchese era nel nostro girone l'anno scorso. Esattamente, quest'anno c'è stato un grande rimpastone, potremmo dire. Di conseguenza finisce qui, è andata ancora bene, grazie Lecco. Ma Francesco, non so, insomma, bene, non saprei. Nel senso, diciamo che come hai detto tu prima, è andata bene per come si era messa le cose, esattamente. Però in linea di massima, no. Noi facciamo il ponte anche domani, di conseguenza non saremo in onda con Lunedì Sport, però ci vediamo appunto domenica prossima per una nuova partita del Lecco.
sperando di ritrovare i tre punti che ormai mancano da quattro partite, quattro lunghissime, lunghissime partite. Buona serata a tutti. Buona serata. Questo programma è offerto da Garden Orchidea, vasto assortimento di fiori, decorazione, addobbi, attrezzi e Zoo Garden. Vieni a scoprire il nostro fantastico villaggio di Natale ad Airuno. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Renzo Negri, concessionario Suzuki per Lecco e provincia, a Pescate in via Roma 28. LT Automazioni e Impianti, impianti elettrici, industriali e software PLC e PC, a Cisano Bergamasco. Riparazioni Corno, assistenza elettrodomestici a domicilio su Lecco e provincia. Autoscuola Sprint, patenti e rinnovi di tutte le categorie, corsi per l'uso di attrezzature da lavoro e agenzia pratiche auto a Valmadrera.